Bentrovati da Voce TV. Raffaella Benedusi e Pierangela Ferrari da anni gestiscono come volontarie il canile e il gattile comunali, da qui hanno imparato a conoscere l'atteggiamento dei carpigiani verso gli animali. Primo giorno di scuola nei plessi e negli istituti della città. Il pulmino non ha effettuato servizio e alcuni studenti sono rimasti a piedi. L'emozione dei piccoli di prima alle elementari Fanti, due giovani alla vicepresidenza del liceo. Orazio Mercurio, 68 anni, ex direttore dell'AIA, torna sulla scena pubblica come presidente della nuova associazione dei pazienti tiroidei. Vogliamo ricordare ai politici, dice, le necessità dei malati. IMAG e Coop Estense si sono unite per una convenienza del tempo di vita. Da ottobre il pagamento delle bollette potrà essere effettuato alle casse. In arrivo anche un percorso verde con prodotti sostenibili. Successo di presenze alla 22esima edizione della Sagra della Lasagna si è tenuta lo scorso fine settimana all'ex Foro Boario. Soddisfatti gli organizzatori del gruppo podistico Pagliani, l'incasso devoluto all'Avis. Happy hour prolungato dal pomeriggio fino a sera per l'inaugurazione del rinnovato negozio di Della Martira, aperto un nuovo settore dedicato all'abbigliamento da bambino. Attaccar bottone, si intitola così il corso novità dell'autunno proposto da Università Ginzburg, Movimento Terza Età e Banca del Tempo per imparare a destreggiarsi con ago e filo. Al Circolo Giliberti è in arrivo la salsa Los Angeles Style, variante americana della classica salsa cubana. I corsi di ballo verranno presentati mercoledì 22 alle ore 21, a seguire lezione di prova gratuita aperta a tutti. Chiara Ciroldi, inviata di voce al Vogue Fashion Night Out che si è tenuto a Milano il 9 settembre scorso. Moda, lusso, tendenze e mondanità sotto la Madonnina. Anna Molinari tra i protagonisti della serata. Programma il 18 e 19 settembre sul Piazzale delle Piscine a Carpi la prima festa della libertà organizzata dal Popolo della Libertà delle Terre d'Argine. Ci saranno dibattiti, spettacoli, perfino un concorso di bellezza. Folla record domenica scorsa al Borgo Gioioso per il quinto compleanno del centro commerciale carpigiano. 25.000 persone hanno preso d'assalto l'iper approfittando degli sconti per fare acquisti. Anni 60, Modena e l'Italia del boom economico. È il titolo della mostra in programma dal 17 settembre al 14 novembre all'ex ospedale Sant'Agostino. In esposizione oltre 100 scatti provenienti dal fotomuseo Panini. Ed è il fine settimana del Festival Filosofia, sul numero di Voce in Edicola, uno speciale di 4 pagine dedicato alla rassegna con approfondimenti sugli appuntamenti carpigiani. È tutto, grazie dell'attenzione, arrivederci alla prossima settimana.